Alessandro Sanni. Questi pantaloni mi hanno stressissimo. Cioè, proprio la circolazione è partita. Ok, rientriamo nel vivo di questo concerto. Tutto bene, Bologna? Ok, va bene. Allora, altra cosa che mi mette molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto, in imbarazzo, nella vita in generale, è il salutare le persone che ovviamente non ricordo, cioè, non so proprio chi sono, mi mette molto in imbarazzo, perché vengo da una gioventù, è avuto qualcosa? No? Tutto a posto? Era un telefono? Così non ci alzi. O un attentato? Dai, no. Fallo per sì, mi mette molto in imbarazzo. La mia gioventù la passo molto solitario. Sono stato un ragazzo molto timido. Però questa cosa, questa introversione nelle mie budella interiore è rimasta molto forte nel mio essere e quindi mi imbarazzo tantissimo quando non riconosco le persone che mi salutano. Mi imbarazzo veramente tanto, cioè divento come il mio vestito. E quindi succede molto spesso, soprattutto nel mio mestiere dove incontri tantissime persone, di incontrare una persona e ti fa ciao! Ciao! Non t'ho detto a te. L'ho detto al mio io. Capito? Oh. Ciao! Come stai? Tutto bene? Mai tutto. Come stai? Tutto bene? Sì. Bene. Ti ricordi di me? Sì, sì, a voglia. Certo che mi ricordo. Sì, ci siamo visti 8 anni fa. Dio mio. Mi metto pure il ginocchio, prego, signore. Chi te pare? Ma proprio 500 mega di memoria, proprio. A tirarla proprio bella forte. E quindi questa cosa mi mette molto in imbarazzo, perché poi in quelle situazioni diventi ancora più impacciato di quello che sei di solito, capito? E un'altra cosa che racconto è che mi hanno detto cambiala. No, non posso cambiarla perché è una cosa che è successa e che a me ha fatto molto divertire o comunque sorridere. E io il primo forum di Assago, quindi tutti pronti, no, niente, senza battere mani, tanto sappiamo tutti. Forum di Assago, tantissime persone, attesa, è tutto. E io arrivo ovviamente, come al solito, un po' in ritardo e faccio per entrare nella porta, ovviamente io vestito in tuta, con un cappello, era inverno, quindi faceva freddo. E quindi ho cappato tutto. Non con i vestiti da scena, faccio per entrare nella porta e davanti a questa porta, ma solo i 99,90 euro, un armadio, un mondo di convenienza, no, così, a 4 ante, un armadio proprio, mi fa pass. Anche io, ovviamente subito, immediatamente, ricordo che il pass sta proprio, l'ho lasciato al bagno, prima ti lavi i denti e quindi lasciato al bagno, cioè, non è un pass, scusi, guardi, io il pass veramente non ce l'ho, però credo che no, pass, non si può entrare, ok, guardi, ho avuto veramente tante cose alle quali pensare, perché sai, c'è proprio delle persone che ci aspettano, quindi dovrei proprio entrare dentro al forum, perché pare una cosa maliziosa, no? Dentro al forum,
Quando tu scende... Esci, pezzi! Dove entrare, quindi, guardi, se lei guarda sulla... sul suo pass, c'è la... questa... meravigliosa faccina e potrebbe fare il concerto. No, pass, niente, vabbè. Però succedono delle cose un po', capito, un po' assurde. Io devo dire che, ecco, adesso mi sovviene questa cosa, che siamo proprio qui a Bologna. Credo che questo pezzo abbia proprio centrato in pieno il mio percorso, a me per quanto riguarda gli esordi, perché è molto collegato all'essere matto, all'essere re e all'essere fuori da qualcosa, da un regno. E quindi io adesso che sono qui proprio a Bologna, io ringrazierei il grande Cesare. Perché mi ha donato questo pezzo meraviglioso. E quindi tante volte mi ci vedi, sei un personaggio pubblico, sei un personaggio sì, che conoscono un po' tutti, invece non tutti ti conoscono. Per fortuna che Cesare mi conosce e che non ha detto ma quale re sei tu.